Ciao a tutti, questo è un video a tema sociale, vi racconto l'inizio di tutto. No, non intendo l'inizio del mondo, dell'universo. Intendo l'inizio del processo intellettivo che mi ha portato qui, ora. Intendo cosa è successo nel tempo al mio punto di vista sulle cose della vita. Quanto è successo è anche la molla che ha fatto scattare il desiderio di vivere una vita differente da quella che ho vissuto finora. Ovviamente quindi vi state chiedendo, che vita facevo? Perché non andava bene? La mia vita era normale, comune come tante altre, niente di particolare. Era fatta di lavoro, di una casa, di soldi, di passioni, di tempo da dedicare alle passioni, a dedicare a pensare alle cose, allo spirito magari. Parliamo quindi di lavoro. Che lavoro facevo? Un lavoro come tanti altri, lavoro nell'informatica, lavoro d'ufficio, pieno di preoccupazioni, di problemi che mi seguivano anche fuori dall'ambiente lavorativo, quindi che causavano stress, diciamo. Come dite? Ah sì, lo so, è una cosa che vi sembra comune, tanti vivono in questa maniera. Ad un certo punto ero arrivato addirittura ad avere così tanti preoccupazioni, così tanto stress che di notte i sogni si trasformavano in incubi e gli incubi parlavano di lavoro e di persone di lavoro svolte, cioè si svolgevano in ufficio, quindi non era piacevole. Parliamo di soldi. I soldi per mia indole non li ho mai ritenuti troppo importanti, tanto che li sprecavo tanti, ne ho sempre sperperati. All'inizio, molti anni fa, li usavo per divertirmi, per procurarmi divertimento. Siccome però nella mia vita incontravo comunque, come tutti, molte persone parsimoniose che quindi non sprecavano soldi, per divertirmi spesso io pagavo il divertimento anche agli altri, in modo da essere in compagnia a divertirsi. Ci si sa che in più persone ci si diverte di più. Fino a che mi sono accorto però che queste persone a un certo punto consideravano i soldi che io spendevo come, diciamo, un pagamento nei loro confronti per usare il loro divertimento. Cioè io pagavo il loro divertimento per usufruirne, per divertirmi io. Questo ovviamente era in vero, era in parte vero, nel senso che io comunque pagavo anche il loro divertimento proprio per potermi divertire. Però non era fatto ovviamente con malizia, però veniva vissuto male, veniva vissuto come se me ne approfittassi, ecco. In seguito poi, con una vita che diventò un po' più solitaria, quindi frequentando meno altre persone, passai a spendere i soldi per lo shopping. Shopping inteso come spendere soldi anche senza il bisogno di dover comprare qualcosa, dedicandomi all'acquisto di tecnologia a volte inutile, a volte poco utile, a volte non so, neanche voluta qualche volta. Spesso all'inseguimento dell'ultima novità tecnologica, anche se poi magari non era più perfettamente di mio interesse. Quindi acquisto di mille tecnologie, mille componenti elettronici, che però alla fine, dopo un po', erano solo giocattoli di poco utilizzo, a volte comprati e abbandonati. Quindi dopo un po' non mi sembrava più una vita così sana, un modo di spendere i soldi così sano. Quindi se il lavoro non mi soddisfaceva e i soldi non compravano la felicità, cosa rimaneva? Le passioni. Di passioni ne ho sempre avute tante, fin troppe, così tante da non riuscire a dedicare abbastanza tempo a ognuna e quindi facendo un po' tutto male. Siccome il tempo da dedicare a ogni singola passione mi sembrava sempre troppo poco, perché le passioni erano tante, a un certo punto decisi di diminuire il numero di passioni da seguire, quindi cominciai a lasciar perdere alcune passioni che ritenevo meno importanti, cercando di diminuire la quantità, nel tentativo di dedicare poi più tempo a ogni singola passione e avere quindi più soddisfazione, riuscire meglio in ognuna di queste.
Malgrado questo, però, mi accorsi poi che in effetti non era il tempo che mancava, sembravano le energie che mancavano. Cioè, sembrava, visto che ognuno di noi ha 24 ore al giorno e nessuno ne ha né di più né di meno, c'era qualcos'altro che mancava. Quindi mi sono accorto che la mancanza di energia, dovuta magari a una giornata pesante, a stress, a problemi, a mille preoccupazioni, eccetera, mi faceva arrivare a fine giornata con la mancanza di voglia di fare, la mancanza di energie di fare qualcosa. E quindi il tempo sembrava non abbastanza solo perché non c'erano energia a sufficienza per dedicarsi e concentrarsi su un'attività. Quindi l'attività era una perdita di tempo perché non c'era energia. Non era quindi mancanza di tempo, ma era cattivo uso del tempo. Visto che mancava la voglia di fare, tutte le passioni che vivevo le vivevo male e quindi mi applicavo poco, anche se non mi sembrava, non me ne accorgevo. In pratica quindi consumare troppa energia di giorno per lavorare, per i mille pensieri, eccetera, non ne lasciava poi, diciamo, la sera o nel fine weekend da dedicare le passioni. Cercando e trovando il motivo per cui il tempo sembrava non bastare mai, in effetti ho trovato anche un'altra cosa. Trovai che qualcuno diceva che l'uomo, visto che si definisce intelligente, dovrebbe fermarsi spesso a pensare alle cose, cioè non vivere le cose passivamente e freneticamente, ma fermarsi a pensarci, a pensare a ogni singola azione, ogni singolo pensiero, ogni singola scelta da fare, magari cercando di fare la cosa giusta o provando a fare la cosa giusta. Ecco che venire a contatto con questo modo di vedere le cose mi ha fatto passare davanti tutta una serie di situazioni in cui, convinto di dover subire delle situazioni che non potevo controllare, vivevo le cose in maniera sfuggente, senza preoccuparmene, senza stare troppo a pensarci, solo cercando di uscirne, di risolvere in parte o evitare il problema o comunque lasciarmi la situazione alle spalle, definita come risolta. Questo ovviamente è un concetto complesso che magari approfondiremo anche in diversi altri video. Cominciando a fare questi ragionamenti, tutte queste situazioni che mi erano venute in mente diventarono informazioni e le cose cominciarono a prendere una forma, tutto veniva collegato, le cose che fino in quel momento sembravano casuali, vissute così, senza pensiero, erano invece tutte collegate o sembravano esserlo. Le cose quindi cominciavano a diventare un po' più chiare. Mi sono accorto che quindi pensare alle cose, ragionare su quello che ci capita, non era utile, era indispensabile, perché le cose potevano essere viste in maniera differente e i problemi potevano essere risolti più facilmente. Appena cominciai a fare questi pensieri, questi ragionamenti, i miei punti di vista cambiarono. In effetti, tutto il mondo che mi stava davanti stava cominciando a cambiare, vedevo le cose in maniera differente rispetto a come le vedevo precedentemente. Quindi, vedendolo cambiare, mi sembrava di capire magari un po' più chiaramente le cose che succedevano, capii che era proficuo ragionare in questa maniera, cioè affrontare le cose pensandoci, ragionandoci sopra, quindi non viverle distrattamente, senza stare a pensarci. E quindi continuai a seguire questo modo, diciamo, di operare, pensando alle cose, ragionando sulle cose, e questo mi ha portato a questo punto, a quello che sono ora. Cominciavo quindi a pensare che avrei dovuto cercarmi un lavoro che mi fosse più soddisfacente, imparare a usare i soldi in maniera migliore, più intelligente, scegliere magari le passioni con più cura, pensandoci bene prima di intraprendere una qualsiasi passione,
cercare di non sprecare tempo, quindi di focalizzarsi magari sulle attività che si sta svolgendo in maniera più attenta. E poi pensare sempre molto a tutto quello che viene fatto, a tutto quello che deve essere fatto, ogni azione, ogni scelta. Passare sempre un attimo meditativo su ogni singola situazione. Piano piano negli anni, grazie a questo modo di pensare che si era, diciamo, installato nel mio modo di essere, le cose diventavano più chiare, appunto, e quindi ho cominciato a farmi delle domande. Allora, era possibile, per esempio, lavorare bene in un ambiente malsano? Forse no. Era possibile, per esempio, spendere bene i soldi senza aver ben compreso come funziona l'economia? Forse no. Ed era, per esempio, una cosa saggia buttarsi in mille passioni senza capire che magari era solo voglia di fare qualcosa di diverso, voglia di riempire il tempo che se no sembrava inutile, quindi non tanto per la passione in sé. Quindi non scegliendola per benino. Cominciare a chiedersi il perché delle cose aveva cominciato a cambiarmi, senza che neanche me ne accorgessi. Questo ragionamento all'inizio sembrava difficile, complicato, lungo, sembrava dispendioso di energie. Invece nel tempo, mano a mano che seguivo questa strada, diventava sempre più facile, sempre più veloce, sempre più leggera la situazione, sempre meno impegnativa. Cioè sembrava che più ragionavo sulle cose e più i ragionamenti erano facili, veloci, facevo chiarezza facilmente sulle questioni. Un cambiamento eccezionale, quindi veramente interessante. Un cambiamento che però va anche accettato. Eh sì, perché quando cominciano a cambiare le cose, quando ci si comincia a chiedere il motivo di tutto, ci si chiedono anche i motivi riguardanti questioni su cui magari si è sempre stati certi, quindi cadono delle certezze. Come ho accennato, in pratica il mondo stava cambiandomi davanti agli occhi, quindi cominciando a chiedermi il perché di tutto, anche le certezze stavano cadendo e quindi cominciai a dubitare di tutte le informazioni che avevo, anche perché il ragionamento mi portava a dubitare. Quindi, cominciando a chiedermi il perché delle cose e cominciando a dubitare delle informazioni che avevo fino a quel momento, cominciai a chiedermi se ero in grado di sapere cos'è la politica, per esempio, come funziona. L'economia, la religione, i rapporti interpersonali, ma anche le informazioni sull'ecologia, su tutto. Cominciai a dubitare quindi anche dell'ambiente di lavoro, delle informazioni che fino a quel momento avevo avuto. Ero sicuro di sapere come funziona un ambiente di lavoro. Sembrava dubitarne, cominciare a dubitarne. Come anche l'educazione ricevuta. A me sembrava fino a quel momento di aver ricevuto la stessa educazione di tutti. Beh, però era corretta come tipo di educazione? Cominciavo a dubitarne. Quindi praticamente tutte le certezze crollavano. Tutte le certezze crollavano, tutte le convinzioni fino a quel punto crollavano e lasciavano spazio a ragionamenti, quindi nuove informazioni, forse più corrette. Praticamente ho scoperto che il mondo che abbiamo davanti agli occhi tutto il giorno, se lo osserviamo meglio, cambia. Nei video che seguiranno, quindi, vedremo di analizzare alcune di queste informazioni, di queste situazioni. Vedremo come sono cambiate nel tempo, ragionandoci sopra. Per questo video è tutto. Ci vedremo nei prossimi video. Grazie della visione. Ai prossimi. Ciao.